1773. Il ceppo porta il nome di Allegra. Il ceppo Europa, la fondatrice della stirpe e la cavalla di Cladruby Europa, partorita nel 1774. A Lipizza la famiglia porta il nome di Trompeta. Il ceppo Stornella, a Lipizza la famiglia porta il nome di Steaca. Ceppo Deflorata, a Lipizza le cavalle di questo ceppo portano i nomi di Carniola e Canissa. Ceppo Gidran, a Lipizza il ceppo porta i nomi di Gaetana e Gaeta. Ceppo Gebrin, a Lipizza la famiglia porta il nome di Dubovina. Ceppo Mercurio, le cavalle di questa famiglia portano il nome di Graziosa. Ceppo Teodorosta, il ceppo porta il nome di Vera. Ceppo Rebecca, la stirpe fu formata a Lipizza solo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ne fu la fondatrice la cavalla araba Rebecca, dall'ex casa d'allevamento di Spicer. A Lipizza il ceppo porta il nome di Thais. I cavalli lipizzani ricevono i loro nomi secondo un sistema stabilizzatosi ormai da tempi remoti. I nomi degli stalloni sono composti di due parti, mentre le cavalle portano un nome solo. Per esempio, lo stallone discendente dallo stallone neapolitano Batosta XXI e dalla cavalla Capriola V riceve il nome di neapolitano Capriola V. Così dal suo nome possiamo desumere a quale linea degli stalloni egli appartiene e quale cavalla fu la sua madre. Trattandosi di una cavalla del ceppo Gebrin, essa riceve il nome di Dubovina e dietro il nome stesso il numero romano indicante quale discendente, per numero corrente, risulti ad essere la piccola cavalla. Così la cavalla discendente dallo stallone Favori Allegra XVIII e dalla cavalla Dubovina VI ebbe il nome di Dubovina XV. Tutti i membri della prole, partoriti a Lipizza, vengono marchiati sulla guancia sinistra con il marchio L. Tale marchio veniva dato dalla casa d'allevamento di Lipizza ai propri cavalli già da tempi remoti, per cui esso sta a dimostrare che si tratti di un lipizzano originale, partorito cioè a Lipizza. Nessun'altra casa d'allevamento dei lipizzani nel mondo ha il diritto di marchiare i propri cavalli con questo marchio. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il materiale da razza della casa d'allevamento di Lipizza fu sparso in tutte le direzioni. Vi sorsero molte difficoltà negli sforzi di identificazione di questi cavalli. Per ovviare a ciò, la casa d'allevamento di Lipizza introdusse, dopo la Seconda Guerra Mondiale, accanto al tradizionale marchio L, un marchio aggiunto, e cioè il numero corrente del registro dei parti, marchiato ai propri cavalli nella parte sinistra sotto la sella. Lipizza ha vissuto nella sua storia dei momenti bellissimi e pieni di successo, ma anche quelli difficili. Senza grandi perturbamenti ha vissuto fino alla fine del secolo XVIII. Durante il governo dell'imperatore Giuseppe I, 1705 fino al 1711, furono eretti parecchi nuovi edifici. Ne fa testimonianza una lapide sulla stalla degli stalloni Pepinier, di nome Velbanca, stalla delle volte, costruita nel 1701. Vi sono scolpiti anche i nomi degli imperatori Leopoldo I e del suo successore Giuseppe I. A destra dell'entrata, in questa stalla, vi è un'altra lapide portante la data del 1703.
Questa sede degli Stalloni successivamente fu in parte rinnovata, ma le caratteristiche del suo arredamento interno sono rimaste inalterate fino ad oggi. L'allevamento di Lipizza si sviluppò ulteriormente anche sotto il dominio del successore di Giuseppe I, l'imperatore Carlo VI. Sotto il dominio di Maria Teresa, Lipizza disponeva di ben 150 cavalli da razza. Il cavallo lipizzano godeva in quel tempo una fama eccellente da cavallo da sella, per cui hanno voluto dedicare maggiori cure anche all'allevamento dei cavalli da tiro, fornendo all'uopo alla casa di Lipizza, nel 1768, ulteriori 20 cavalli da razza provenienti dalla casa d'allevamento di Copciani. Nel 1793 venne fatta offerta all'erario della corte di riscattare il possedimento di Steinberg per trasportarvi la casa d'allevamento dei cavalli. Là i cavalli avrebbero potuto crescere su terreni più fertili e la casa d'allevamento sarebbe stata più vicina a Vienna. Pare tuttavia che alla fine si resero conto dei vantaggi dei terreni carsici e del clima caratteristico per l'allevamento dei lipizzani, per cui omisero l'idea di trasferire l'allevamento. Successivamente